quando si sale sul ring ogni pugile racconta la sua storia e la sua voglia di vincere. Io avevo la storia migliore, la voglia di vincere più forte di tutti gli altri e si è poi materializzata a Pechino in maniera straordinaria. C'è questo incontro, knockout, è a terra, Jung è a terra, terrificante Cammarelle! Per me è stato il momento più bello, forse l'apice della mia carriera. Cosa è successo dopo? Io volevo un ruolo all'interno del pugilato che fosse più manageriale, un ruolo che in questo momento nel pugilato non c'è, il team manager. Ho scelto il corso di management sportivo perché volevo appunto creare le caratteristiche per inserire poi il team manager all'interno della federazione, far capire che ce n'era bisogno, essere consapevole e far diventare loro consapevoli che questo era il ruolo che mi si addiceva perché era funzionale alla struttura della federazione. E da gennaio 2015 sono il team manager della nazionale.